Grande affluenza al Nautic Sud 2017 nella storica cornice della Mostra d'Oltremare. Sin dalle prime ore di questa mattina sono tantissimi gli appassionati e le persone del settore che stanno inondando di curiosità e di passione questa bellissima kermesse e manifestazione. Li abbiamo ascoltati, vediamo cosa ci hanno detto. Sono venuto a fare, diciamo, prima una ricerca di mercato e poi casomai vediamo. Speriamo bene, saranno belle barche, mi dicono. Un appassionato vuole acquistare qualcosa? Sono un appassionato, non un acquisto, ma sono un appassionato. No, bravo, la prima volta li hanno messi all'inizio, quindi c'è anche un maggiore spazio per la polizia, per l'aeronautica, per i venditori che possono sfruttare questo inizio per dare un po' maggiore pubblicità ai loro servizi. Come no? È un appassionato del settore, come mai ha scelto di passare qui la domenica mattina? Non te lo posso dire perché ho già deciso questa mattina, però no, appassionato del settore. Appassionato? Appassionato sicuramente sì. Di mare, barche? Mare e barche. Comprerà qualche barca o qualcosa? Non penso, ma più per aggiornamento della barca che ho. Un po' una curiosità, una barca quindi? Ho un gommone. Un gommone? Per cui... Vuole un po' aggiornarlo? Certamente sì. Ecco, cosa si aspetta da questa fiera? Qualcosa in più rispetto agli anni precedenti, perché auguriamoci questo che possa far crescere un pochettino la nautica, che ha avuto una batosta enorme in questi anni qua. Volete acquistare qualcosa? Siete incuriositi da qualcosa in particolare? Se c'è qualcosa che piace lo prendiamo. La location della Mostra d'Oltremare vi piace? È stato comodo arrivare? Sì, abbiamo detto quest'anno è ancora più bella dell'anno scorso. Più grande, infatti. Bella organizzata. Oggi c'è tanta gente, infatti. Sì, fortunatamente. Sì, è intenzionato ad acquistare qualche barca, appassionato? No, io sono un operatore del settore, quindi sono venuto qui per motivi professionali. Un po' a curiosare, insomma. Sì. Grazie. Comprerà qualcosa? È intenzionato a comprare qualche barca, regalarsi una bella barca? Lo farei volentieri, ma non credo. Nautic Sud con la famiglia. Buongiorno, sì, Nautic Sud con la famiglia. Bene, anche con i bimbi. Anche con, certamente, anche che devono subito diventare marinari provetti. Tutti appassionati quindi di nautica, di mare. Sì, tutti appassionati di mare, sì. Comprerà qualcosa, curioserà, cosa ne pensi? Curiosiamo per comprare presto una barca per la famiglia. Ah, bene, benissimo. Una domenica diversa. Ecco, come mai questa scelta, appassionato di nautica, mare o del settore? Veniamo a vedere le novità che ci sono, che ci vengono proposte. Intenzionato a comprare qualcosa? Vediamo. Nautic Sud, appassionato? Un appassionato, ho una barca comunque. Ecco, che barca? Un 9,40 m. Bene, quindi è qui per curiosare, per comprare un'altra barca? No, no, per curiosare e per qualche accessorio. Venuto anche gli altri anni qui al Nautic Sud? Negli anni passati, sì. Cosa si aspetta quest'anno? Ma di vedere delle novità del settore. Sì, siamo appassionati della nautica. Vuole acquistare qualcosa? Già siamo proprietari, in comune. Ah, bene. E già è stato qui anche gli altri anni? No, è la prima volta. Cosa si aspetta al di là di questo primo muro? C'è molta affluenza. Una bella giornata da passare insieme alle barche. Ecco, appassionato di nautica, di mare? Sì, abbastanza appassionato, piacciono. Questa location della Mostra d'Oltremare le piace, la convince? È stato facile raggiungere il luogo? La Mostra d'Oltremare è una sede storica di Napoli. Negli ultimi anni mi sembra che si sta rivalutando, quindi ben venga, anzi. La compriamo questa barca, allora? Allora, senti, per comprare una barca ci vogliono... Non soltanto dei soldi al principio, ma ci vogliono dei soldi pure per mantenerla. Come no? Quello è il problema più grosso. Sei appassionato? Beh, io c'ho una piccola barca, c'ho un gozzo piccolino di 6 metri, quindi per me va bene, insomma. Questo sarebbe il non plus ultra. Un po' di ambizione. No, ma le dico una cosa, con 200.000 euro comprerei una casa. Ecco. Cosa si aspetta da questo Nautic Sud? Del primo anno? No, già no, no, io vengo tutti gli anni perché sono appassionato, mi piace, è bellissimo, anzi dico che è una cosa utile per il Sud, perché l'1% del PIL del Sud deriva proprio dalla vendita delle barche, perché noi abbiamo dei cantieri che sono famosi e meravigliosi, e quindi questo Nautic Sud fa conoscere. Io vado pure a quello di Genova, certo. Eh sì, perché quello di Genova certamente è molto più grande, però questo
è quello che mi appassiona di più. Un pezzo di cuore, fiore all'occhiello della città di Napoli, poi tanti cantierini napoletani e campani. Sì, ci sono. Domenica mattina Nautic Sud. Appassionato, come mai questa scelta? Diportista e appassionato. Ah, bene, pensa di acquistare qualcosa o di curiosare? Assolutamente di curiosare. Sì. Già è stato gli altri anni sì, qui? Sì, sono una tappa fissa, insomma, ogni anno. Da quando ha riaperto, poi con una speranza in più che si riprende il mercato in maniera consistente. Diciamo. Cosa ci aspetta quest'anno da questa fiera? Ben poco, in verità. Molti cantieri importanti hanno chiuso, la crisi ha dato una mazzata inaudita al settore, insomma, quindi c'è però la speranza che possa incominciare a riprendere e ritornare ai fasti di un tempo. Ecco, speriamo sia un buon rilancio allora. Speriamo. Appassionato anche oppure? Espositore. Anche espositore. Quindi siamo qui allo stand prima anche noi. Come sta andando questo Nautic Sud? Abbastanza bene, molto interessante. Oggi particolare affluenza? Oggi c'è particolare affluenza, nonostante la partita del Napoli abbiamo visto le persone anche durante la partita, quindi ha attirato l'attenzione anche ai non tifosi. Speriamo venga sempre più gente, un'altra settimana. Sì, siamo qui tutta la settimana, anche sabato e domenica prossima. A domenica al Nautic Sud, signora? Sì. Appassionata di mare, nautica? Di mare, abbastanza. E la prima volta che vieno già è stata negli scorsi anni? No, sono stata anche gli scorsi anni, mi piace tanto perché a me piace il mare. Quindi appassionatissima? Sì. Cosa si aspetta quest'anno? No, niente di chissà che, di solito le barche quelle sono, ci sarà qualche innovazione di più negli arredamenti, nei motori, queste cose qui, ma non di più. Un appassionato del settore? Diciamo sì, sono una... sì, diciamo di sì. Appassionato del settore? Sì, ho un gommone, quindi... È la prima volta che vieno anche negli scorsi anni? Negli scorsi anni. Cosa si aspetta quest'anno? Qualche novità. Qualche novità? Vediamo bene. Domenica al Nautic Sud, appena entrati come sta andando? Bene, grazie. È il primo anno, già siete venuti altre volte? Siamo sempre venuti ogni anno. Cosa vi aspettate quest'anno? Ma speriamo cose novità, cose buone. Vi piace la location, com'è collocata, facile da raggiungere? Certo, va benissimo. Appassionato del settore? Appassionato, è un appuntamento al quale non si può mancare, gli amanti del settore non se lo lasciano passare. Quindi non è il primo anno che viene qui? Assolutamente no. Cosa si aspetta quest'anno? Sono invecchiato insieme al Nautic Sud, tra mille speranze e si continua sempre a sperare. Ecco, speriamo ci sia anche la ripresa del settore soprattutto. Soprattutto questo, perché sappiamo che la spesa porta alla ripresa e purtroppo è un po' di anni che questo non c'è. È sempre una bella soddisfazione anche per Napoli ospitare eventi di questo genere. Soprattutto per la nostra amata città. Il primo anno che viene oppure un'abitudine? Vengo spesso. Cosa si aspetta quest'anno come novità? Non lo so, ma vediamo un po'. La cosa mi interessa, quindi vediamo che succede. Un appassionato e del settore? Diciamo che più che un appassionato sono proprio un uomo di mare. Ah, ottimo, ottimo. Quindi trova pane per i suoi denti qui. Sì, mi piace, è logico. È una passione più che altro. Una bella soddisfazione avere il Nautic Sud a Napoli. Sì, era un po' di tempo che mancava. Speriamo che quest'anno non è come gli anni passati. Un po', come dire, scarso. Poi vediamo quello che succede. Domenica al Nautic Sud. Sì, a casa non si può stare. Mia moglie, mentre invece ha voluto rimanere a casa, e noi giriamo. Una fuga, quindi? Sì, vabbè, un paio d'ore passate tranquillamente. Penso che ci siano molte novità rispetto all'anno scorso. Speriamo di fare qualche acquisto, anche minimo, ma speriamo bene. Un pomeriggio diverso. Con piacere. Noi crediamo in Napoli e quindi è un evento che, anche se diciamo soffre della crisi della nautica napoletana, però è da non perdere per noi. Speriamo nella ripresa del settore, tanta gente oggi pomeriggio soprattutto. Noi fortemente crediamo nella ripresa del settore, sia come armatori sia come universitari. Federico II, cerchiamo di essere presenti sul territorio e noi crediamo nella crescita della Campania e della città. So che sarete presenti anche nei prossimi giorni con convegni e tanti appuntamenti qui. Sì, anche come università siamo presenti. Apprezziamo la mortadella che... Io sono qui perché rappresento un gruppo di investitori cinesi e vogliamo fare un mini cantiere giù a una città del sud della Cina. Quindi
Quindi è venuto qui a prendere un po' idee, sì. Fornitori e tutto. A fare degli accordi. Ah, bene. Speriamo. Quindi la Cina guarda anche a Napoli, al Nautic Sud di Napoli, sì, diciamolo. Sì, sì. Sì, perché abbiamo avuto dei contatti con grandi gruppi, però sono molto lenti. E noi abbiamo una persona che ci rappresenta in zona, vogliamo fare delle trattative con delle realtà minori, però un po' più reattive. Ecco, una bella spinta anche per questo settore che secondo molti è in crisi, soprattutto in Campania e in Italia. Beh, mi auguro che possa contribuire a dare uno slancio, perché lì c'è molta richiesta. Io vivo a Shanghai, però sono venuto apposta per questa fiera. Le piace la location, la mostra d'oltremare, ben collegata? Mi piace. Il primo anno che viene qui è stato anche... Il primo anno è il primo approccio che ho a questo mondo delle barche, che per me era sconosciuto. Però diciamo che la richiesta è molto seria, speriamo di trovare quello che fa il caso nostro. Speriamo in una bella sinergia, quindi. Sì, volentieri.